L'agriturismo Le Calandre è un'oasi di pace nel pittoresco verde padano a poca distanza dal santuario della comuna di Ostiglia. È un'antica dimora settecentesca che Mariangela e Lino hanno voluto restaurare per ricavarne un luogo ideale per una sosta tranquilla, lontana dai ritmi quotidiani, offrendo ospitalità e cucina tipica casereccia che abbina prodotti locali e sapori di una cucina di confine. Allora, siamo con Mariangela, la titolare dell'agriturismo Le Calandre di Ostiglia. Ciao Mariangela. Salve. Come definiresti la tua cucina? Io la definirei in parte una cucina tradizionale, e nel senso che prepariamo i piatti della tradizione come risotto alla pilota, tortelli di zucca, e in parte cucina creativa perché prepariamo insomma cose, piatti un po' alternativi, come ad esempio tortelli con un ripieno di frutta. È una cucina stagionale perché noi coltiviamo noi i nostri prodotti, diciamo, di ortaggi, e quindi seguiamo un po' quello che abbiamo in campagna. Una serie di iniziative culturali fanno da specchio alla creatività culinaria che segna i ritmi stagionali e la genuinità dei prodotti. Come avviene la ricerca dei prodotti che utilizzi in cucina? Dunque, io cerco la maggior parte delle cose che siano di mia produzione, poi logicamente questo non è possibile sempre, e quindi quello che non riesco a produrre io lo acquisto da altre aziende agricole del territorio soprattutto. La conduzione familiare dell'agriturismo caratterizza l'ospitalità, dove i bambini godono di spazi sicuri per il divertimento e possono fare la conoscenza diretta di rumorose oche e asinelli curiosi, per un contatto che rimarrà indelebile nella memoria dei bambini. Quali sono le specialità che vanno assolutamente assaggiate in questo agriturismo? Questo agriturismo va assaggiato assolutamente il pane fatto in casa, i tortelli con ripieni anche un po' alternativi, le tagliatelle con l'anatra, che sono uno dei nostri cavalli di battaglia, le scamorzine avvolte nella pancetta e passate al forno con un po' di panna, che sono un modo un po' alternativo di servire anche lì carne di maiale, e i dolci, tutta la nostra rassegna di dolci fatti in casa, sia dolci al forno, sia dolci al cucchiaio, sia anche torte molto decorate per varie festività.